Era il 21 luglio del 2023 quando fu inaugurato dal sindaco Romizzi e dall'assessore ai lavori pubblici Otello Numerini il secondo lotto, Ponte San Giovanni con le strada, della nuova pista ciclopedonale che collega lungo il corso del fiume Tevere le località ricomprese tra l'abitato di Villa Pitignano e Ponte San Giovanni. Oggi, con l'inaugurazione della passerella ciclopedonale, il contesto di viabilità che collega tutte le frazioni che si estendono lungo il Tevere tra Ponte Pattel e Ponte San Giovanni per una lunghezza complessiva di circa 15 km completato. Alle sue spalle un ponte meraviglioso che finalmente collegherà parti di città. Sì, la realizzazione di questo ponte rientra nell'ambito dei finanziamenti Port Fairs 2014-2020 che il Comune di Perugia riuscì ad intercettare nel 2017. Con questi finanziamenti sono in pratica stati realizzati tre interventi, vale a dire la realizzazione dei tratti di percorso riqualificato da Villa Pitignano a Ponte Felcino, i tratti invece che vanno da Ponte Valle Ceppi a Ponte San Giovanni, il terzo lotto invece prevedeva la realizzazione di questa passerella o ponte per un totale di 1.390.000 euro. Ponte che consentirà di collegare due parti di Ponte Felcino, da una parte quella densamente abitata con la parte del bosco didattico e dove vi sono tra l'altro tutte le attività ricreative e culturali della zona. L'intervento ha rispettato tutti i vincoli ambientali presenti nelle aree, corsi d'acqua, aree di salvaguardia paesaggistica, oasi di protezione faunistica, interferenza con il piano di assetto idrogeologico PAI, sono state appositamente eseguite indagini geologiche e sismiche localizzate in corrispondenza dei punti di appoggio fondali della nuova struttura. E come intervento futuro, l'Ufficio Comunale del Verde Pubblico ha già progettato un nuovo bosco su un'area di oltre 7.000 metri quadrati della sponda sinistra del Tevere che potrà costituire un'estensione del bosco didattico verso la zona urbanizzata. Beh, una sensazione di grande soddisfazione dopo tanto lavoro, tanti mesi passati qui. Questa è un'opera complessa e quindi ci ha voluto molto impegno da parte di tutti, da parte della squadra dei professionisti esterni e della squadra interna al Comune di Perugia. Questo ponte è anche dotato di sensori accelerometrici per fare un monitoraggio strutturale. Si ricarica con il pannello fotovoltaico e è collegato a una piattaforma software che in tempo reale comunica tutti i dati. Come on.